Sì, beh, la prima osservazione è che ovviamente qui parleremo di reti, ma tutti sappiamo che le smart city non sono le reti sono in qualche modo le condizioni abilitanti delle smart city, ma le smart city sono, come abbiamo sentito, una piattaforma integrata che assicura interoperabilità e coordinamento tra una serie di innovazioni rese possibili dalle tecnologie digitali e comunque di innovazioni su tutti i terreni, dallo smart building all'energia, all'ambiente, al government delle città, alla mobilità, all'educazione, alla sanità. Aggiungo, se posso, che a mio avviso ci sono due drivers fondamentali, almeno nel nostro Paese. Il primo è la competizione, la globalizzazione, la competizione globale obbliga a raggiungere livelli di efficienza e di intelligenza che in passato potevano essere opzionali e che adesso diventano necessari se non si vuole perdere la partita. E la seconda sono le condizioni della finanza pubblica. Questo è tipico di alcuni paesi ad alto debito pubblico, tra cui noi, che obbliga anche qui a cercare soluzioni intelligenti per continuare a assicurare i servizi fondamentali ai cittadini e alle imprese e servizi di migliore qualità, sempre per la ragione della competitività, ma con ridotte risorse pubbliche. Tanto per fare un esempio, in una ricerca di Astri di un paio di anni fa è emerso che il risparmio annuale sulla sanità, introducendo in maniera pervasiva le tecnologie digitali, la ricetta elettronica, il fascicolo sanitario elettronico, eccetera, si può aggirare sui 6 miliardi all'anno, sui 6 miliardi all'anno correnti, cioè tutti gli anni, no? E così si può dire in altri settori. Allora, le reti. È chiaro che parliamo di una serie di reti. Le reti intelligenti sono importanti nel settore dell'energia, le smart grid, dei trasporti, nel settore idrico, nel settore della raccolta dei rifiuti, nel settore delle comunicazioni. Il problema fondamentale è che queste reti intelligenti richiedono non solo architetture diverse da quelle del passato, ma anche investimenti. Togliamoci dalla testa che questi investimenti possono essere investimenti dai bilanci pubblici. Il pubblico deve creare le condizioni che consentano a capitali e finanziamenti privati di finanziare le reti. È chiaro che se si fanno referendum per stabilire che su alcune di queste reti i capitali non possono essere remunerati, beh, a quel punto diventa difficile investire su quelle reti. Per il momento questo riguarda l'idrico e i trasporti locali, ma anche qui bisognerà pensare a delle soluzioni che garantiscono, per esempio, il diritto fondamentale di ciascun cittadino, anche privo di mezzi, di avere l'acqua necessaria per le condizioni di vita, con la capacità di attrarre capitali e finanziamenti privati per gli investimenti sulle reti idriche, che richiedono 60 miliardi di investimenti nei prossimi 15 anni per non perdere l'acqua per strada. A nostro avviso è possibile, basterebbe stabilire un sistema tariffario nell'idrico per cui c'è una quota sociale a prezzo politico zero che viene compensata da una rimodulazione delle altre tariffe. A quel punto superare il divieto di redditività dei capitali nel settore idrico. Io farò nella seconda metà del mio intervento qualche considerazione che riguarda solo le reti di telecomunicazioni, ma con elementi che possono essere utilizzati anche, soprattutto dal punto finanziario, per altre reti. Nelle reti di comunicazione, come sapete, ci sono due teorie. Una teoria prevalente è che noi siamo in forte ritardo, che questo ritardo è crescente perché si fanno insufficienti investimenti sulle reti di nuova generazione.
Un'altra teoria è invece quella che il ritardo nella penetrazione del digitale in Italia non dipende dalla inadeguatezza dell'infrastruttura di rete e degli investimenti sulla medesima, dipende da un ritardo della domanda. Manca la domanda. Questo è un problema serio, perché è un problema serio che va affrontato. Abbiamo Francesco Caio che parla di osteoporosi della rete e abbiamo l'amministratore delegato di Telecom che dice invece manca la domanda e nessun investitore investe finché non c'è la domanda. A mio avviso questa questione va affrontata e dovrebbe essere affrontata dal governo in un modo molto semplice. Il governo promuova un public assessment, inviti 3 esperti, possibilmente stranieri, in modo da non avere interessi diretti in un senso o nell'altro, che accertano se davvero non stiamo accumulando dei ritardi nella infrastruttura di telecomunicazione di base, l'infrastruttura fissa, b se gli investimenti che stanno nei piani industriali delle società che investono nel settore sono adeguati o no. Se la risposta fosse positiva, siamo tutti contenti, a partire da Cassa Depositi e Prestiti, che viene tirata per la giacca continuamente perché investa in tante cose. Se non deve investire in una, siamo molto contenti perché possiamo investire nelle altre. Se viceversa la risposta è diversa, allora il problema va affrontato ed è un problema fondamentale innanzitutto di politiche pubbliche, perché se c'è un'infrastruttura fondamentale per la competitività del paese è l'infrastruttura di telecomunicazione. Va affrontata come? Il vincolo di finanza pubblica lo sappiamo. Quello che possono fare le politiche pubbliche a livello centrale e locale è sicuramente investire sulla domanda pubblica attraverso la digitalizzazione dei servizi, delle procedure della pubblica amministrazione, attraverso tutte le scelte che concretano l'idea di smart city. Questo crea domanda. Possono investire sull'alfabetizzazione, devono investire sull'alfabetizzazione digitale. Questo è un compito del pubblico. Le poche risorse disponibili devono andare nell'education e un pezzo dell'education è l'alfabetizzazione digitale. Poi il pubblico può fare una cosa molto importante, la semplificazione di tutte le procedure, la riduzione di tutti gli oneri impropri, gli oneri di regolazione. Il decreto sugli scavi dovrebbe servire a questo. Finalmente è arrivato, dobbiamo ancora guardarci dentro per vedere se davvero produce, che era nelle intenzioni del legislatore, quella forte riduzione di quello che è il costo principale nella realizzazione dell'infrastruttura di rete NGN. Come sapete, il costo non è la fibra ottica, che costa pochissimo, il costo sono i lavori di posa. Se davvero lo produce, potrebbe produrle una semplificazione, le mini trincee, i mini scavi. Non è ben chiaro se nella difficile composizione tra gli interessi dell'ANAS e gli interessi del Paese / della realizzazione di una rete NGN hanno prevalso i primi o i secondi. A mio avviso dovrebbero aver prevalso al 100% i secondi dal punto di vista delle esternalità per il Paese che ne derivano. Quindi semplificazione in questo e in altri campi. Poi si può pensare a 2 tipi di interventi pubblici. Incentivi fiscali, badate bene, incentivi fiscali senza costo per la finanza pubblica, perché se gli incentivi fiscali sono concentrati, come si è cominciato a ipotizzare nel settore delle infrastrutture di trasporto, sui nuovi investimenti, cioè sull'accelerazione degli investimenti, l'operazione è win-win anche dal punto di vista della finanza pubblica. Se si fanno più investimenti di quelli che sono attualmente previsti, si ha per esempio un credito d'imposta che consente di recuperare una parte delle maggiori entrate prodotte. Questa è un'operazione win-win che non costa per la finanza pubblica, ma che modifica positivamente la rentability, la redditività degli investimenti sulla rete.
Infine un tema delicato ma importantissimo, che è quello delle garanzie pubbliche. Dove lo Stato non ha da spendere, può però introdurre degli schemi di garanzia ben costruiti, e che ben costruiti comportano un impatto sul debito pubblico, sull'indebitamento pubblico, marginale e limitatissimo. I nostri cugini di KfW, nostri rispetto alla Cassa Depositi e Prestiti, tedeschi, danno 400 miliardi di garanzie all'economia reale, che producono un moltiplicatore molto forte. Ma perché? Perché hanno alle spalle una controgaranzia dello Stato, che dal punto di vista dei conti pubblici Eurostat si valuta zero finché la garanzia non viene escussa e non si conta nei conti pubblici europei. Quindi strumenti di garanzia. Detto questo, questo può essere il ruolo dello Stato. Poi però c'è un ruolo molto più importante, ancora più importante, che è il ruolo della regolazione. Una parte di questa regolazione è nelle mani dell'autorità di regolazione, dell'autorità delle comunicazioni. L'autorità delle comunicazioni ha già espresso un orientamento in questo senso, ma è bene che lo metta in pratica, cioè l'orientamento a stabilire un assetto di regolazione che incentiva gli investimenti nelle reti di nuova generazione, a condizione che queste reti garantiscono effettivamente l'equivalence of input a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione, in modo che non possano creare dei vantaggi impropri ad uno dei concorrenti nel settore dove c'è realmente mercato. Perché il mercato e la concorrenza in Italia, un paese che non ha le reti cavo per effetto delle sciamannate scelte fatte dal legislatore 20 anni fa di imporre la rete cavo monocanale a chi la voleva costruire, un paese che non ha le reti cavo, la concorrenza nel settore delle infrastrutture si può avere soltanto in ambiti molto limitati. Per il resto c'è una condizione di sostanziale monopolio naturale. Quindi la condizione per poter creare una regolazione favorevole agli investimenti è che l'assetto sia tale da non trasferire questi vantaggi a monte, alterando la concorrenza tra gli operatori di telecomunicazione. Si può realizzare questa condizione? Si può realizzare. Detto questo, basteranno questi interventi per avere gli investimenti necessari? Punto interrogativo. E qui finisco su questo. Bisogna tener conto di una cosa, che gli investitori, ci sono diversi asset class per gli investitori. Le società che gestiscono servizi di telecomunicazione normalmente seguono la logica che ricordavo prima. Investono se la domanda c'è, aspettano che la domanda arriva, perché hanno bisogno di redditività a breve, perché i loro azionisti vogliono avere redditività a breve, vogliono avere dividendi utili subito e vogliono avere possibilmente capital gain subito. Se queste società sono altamente indebitate, qualunque siano in giro per il mondo, italiane o spagnole, solo per fare nell'esempio, avendo azionisti di questo genere, ovviamente gli investimenti li fanno dove hanno ritorni immediati ed elevati. E quindi a questo punto è difficile che possano fare degli investimenti che hanno ritorni nel medio-lungo termine, come sono normalmente gli investimenti infrastrutturali. Condizione diversa può essere l'investimento sulla rete mobile, che è relativamente meno costoso e dove peraltro la sfida competitiva c'è, e quindi se non si investe si rischia di perdere quote di mercato. Ma sul fisso l'incumbent, se è indebitato, non fa investimenti. Gli investitori infrastrutturali hanno una logica diversa, sono investitori che hanno un model business di lungo termine, cercano rendimenti solidi e sicuri, ma nel lungo termine, e in questi casi non voglio dire, come diceva Corrado Passera in un convegno recente, che in questi casi è l'offerta che crea la domanda, ma si può dire che in questi casi è l'offerta che libera la domanda, no? Che consente alla domanda di esprimersi. Io ho l'impressione che questo sia il caso italiano, salvo che il public assessment che dicevo mi dica che ho torto,
E allora, se questo è il caso italiano, si pone il problema di come si possa superare la situazione in cui abbiamo, in cui viviamo adesso, che quello che dovrebbe essere il maggiore investitore sulla rete è però in difficoltà nel fare e nel motivare con i suoi azionisti un investimento importante e rapido come quello che è richiesto per conseguire gli obiettivi dell'agenda digitale europea e possibilmente andare anche oltre, perché a mio avviso gli obiettivi dell'agenda digitale europea sono già in qualche modo superati dalla rapidità del progresso tecnologico. Qui c'è una scelta fondamentale che può essere fatta dal regolatore se non si raggiunge lo stesso risultato per via di scelte spontanee, che è quella della separazione della rete. È stato fatto per la rete elettrica alcuni anni fa, è stato fatto per la rete del gas un anno e mezzo fa. Nel caso della rete del gas, che è il più recente, si è rivelato una straordinaria operazione win-win-win. È stata win per Eni, che ha portato a casa 7 miliardi e mezzo di cash e 12 miliardi di deconsolidamento del debito, e si è visto che la reazione dei mercati finanziari è stata molto favorevole. È stata win per Snam, che a questo punto è ben posizionata per diventare il primo player europeo nelle reti del gas. È stato win per i cittadini italiani, che hanno la possibilità, attraverso una rete integrata europea del gas e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, di sperare di avere tariffe più basse, per la parte certamente non importante che è determinata dal trasporto del gas. La cosa sarebbe possibile anche nel caso delle reti di telecomunicazione, naturalmente lasciando, come negli altri casi, all'incumbent un tempo ragionevole e una libertà di scelta su come arrivare a realizzare l'unbundling proprietario e societario della rete. Ma questa, a mio avviso, è la soluzione di ultima istanza nel caso non ci si arrivi spontaneamente. Che cosa sta succedendo adesso non è chiaro, dopo il cambio di pesi tra gli azionisti di Telco, ma tra qualche tempo bisognerà che chi ha la responsabilità dei destini del Paese di compiere le scelte politiche veda di accertare, come ho detto, in primo luogo se si stanno facendo gli investimenti necessari o no, e in secondo luogo se chi dovrebbe farli è in condizione, è in grado di farli o meno. Altrimenti io penso che il pacchetto delle misure di politica pubblica sia più o meno quello che ho cercato di riassumere.